Laudetur Jesus Christus, sempre laudetur. Carissimi amici di Radio Domina, abbiamo visto questa mattina che Don Alessandro è in viaggio, è rientrato in Italia e quindi siamo uniti nella preghiera. Ringraziamo il Signore per tutto il bene che grazie a Lui sta compiendo, per tutto il bene che Don Alessandro ha potuto fare e soprattutto per quel compito di raccogliere i fedeli dispersi qua e là, quei fedeli che, come abbiamo visto, come abbiamo anche sperimentato, sono presenti in tutto il mondo, specialmente nel mondo latinoamericano, quei fedeli che sono sparsi e che tramite l'opera di Radio Domina sono uniti a noi nella preghiera e nella testimonianza della verità. Quindi ecco, ringraziamo il Signore e certamente continuiamo ad accompagnare Don Alessandro nella missione in Italia che svolgerà e nelle prossime tappe. E personalmente anch'io ricevo tante testimonianze da parte dei fedeli che chi in un modo, chi in un altro, o tramite una catechesi o a volte per caso, o a volte, ma il caso non esiste, se guardiamo gli eventi con occhio di fede, ma chi in un modo e chi in un altro, ecco, si sono riavvicinati alla fede cattolica grazie all'opera di Don Alessandro, di Radio Domina, e grazie soprattutto alla preghiera, anche la preghiera di migliaia di persone che appunto sostengono questa opera, che è l'opera della testimonianza della verità, l'opera di radunare quel gregge disperso che appunto è unito a Papa Benedetto XVI e che si è staccato dalla falsa chiesa. E allora ringraziamo il Signore per tutto quello che ci concede di fare e soprattutto per quello che Lui compie, perché noi siamo solo degli strumenti nelle sue mani, ma è il Signore che poi compie la sua opera. E come sappiamo, le opere di Dio poi vanno sempre avanti. Qual è il criterio fondamentale di discernimento tra un'opera vera e un'opera falsa? Le opere del Signore portano frutto e vanno avanti nonostante le tante difficoltà, nonostante diciamo, da un punto di vista umano, a volte le sfide siano improponibili e impensabili, ma le opere di Dio vanno avanti. Pensiamo solamente agli Atti degli Apostoli, dove i primi apostoli sfidavano tutto un mondo pagano, un mondo che era nelle mani appunto dei romani, del paganesimo, e sfidavano il mondo giudaico, ma in pochi apostoli hanno saputo portare frutto e portare quella testimonianza necessaria perché la Chiesa si diffondesse, la parola di Dio, la parola di Gesù Cristo, la testimonianza di Cristo arrivasse fino ai confini della terra. E allora dicevo, questo è il criterio: le opere di Dio vanno avanti nonostante le difficoltà, sia nel piccolo sia nel grande, ma le opere che non vengono da Dio sono destinate a finire, sono destinate a essere aride, a non portare quei frutti sperati. E abbiamo sentito la parola che ci propone oggi la liturgia nel quinto, nel venerdì della seconda settimana di Quaresima. Abbiamo sentito questo passo della Genesi accostato al brano del Vangelo. Nell'Antico Testamento ci è presentata la figura di Giuseppe venduto dai suoi fratelli per invidia. Giuseppe che era il figlio amato dal padre, Giuseppe che faceva dei sogni, aveva dei doni particolari dal Signore, e Giuseppe che però, a causa di questa predilezione del padre, a causa dei sogni che faceva, era odiato dai fratelli e che covavano invidia verso di lui. E allora i fratelli decidono di eliminarlo, ma il fratello più grande, Ruben, il maggiore, dice: non accada che siamo noi a uccidere il nostro fratello e a irritare il Signore che vendicherà il suo sangue. Ecco, mettiamolo in una cisterna e lo vendiamo ai passanti, ai mercanti che vanno in Egitto, lo vendiamo e così ci liberiamo di lui, non ascoltiamo più la sua voce
e diamo anche a lui poi una possibilità di vivere. Ma sappiamo che il Signore scrive dritto sulle righe storte, e quindi Giuseppe diverrà causa di salvezza proprio per quei fratelli che l'hanno venduto, per la sua famiglia innanzitutto, ma per tutto Israele, perché lui diventerà ministro del re, ministro del faraone, e diventerà l'uomo più potente di Egitto. E sappiamo bene che attraverso le vicissitudini della carestia Giuseppe aiuterà tutto l'Egitto a non perire durante la carestia, ma aiuterà anche Israele, il quale dovrà andare in Egitto per sopravvivere, per acquistare il grano che Giuseppe sapientemente aveva fatto deporre nei granai. E allora vediamo come il Signore si serve anche di eventi negativi per realizzare la sua opera. E quindi Giuseppe diviene causa di salvezza e prefigura Cristo. Giuseppe prefigura Cristo, che diviene causa di salvezza, lui venduto dal suo popolo, venduto da Giuda e come abbiamo sentito anche dal suo popolo, dai capi del popolo che cercavano di ucciderlo nel segreto, e Cristo diviene causa di una salvezza più grande, che è la salvezza eterna, quella salvezza che solo lui poteva donarci, essendo il figlio di Dio, quel figlio di cui Gesù stesso ci parla nella parabola, il figlio amato. Ecco, Gesù però, possiamo dire, a differenza di Giuseppe, non ha subito passivamente questo odio da parte dei fratelli, da parte del suo popolo, ma Gesù ha donato coscientemente la sua vita, ha offerto coscientemente la sua vita. Se Giuseppe ha subito quelle vicissitudini, ecco che Gesù invece ha donato se stesso, sapeva bene quello a cui andava incontro, e quindi, come diciamo sempre, la croce di Cristo non è un incidente di percorso, non è una casualità, non è una cosa accidentale, dove Gesù, ecco, non se l'aspettava, ma Gesù, ecco, sapeva bene quello che faceva e ha offerto la sua vita per noi, per il nostro riscatto, per la nostra salvezza. E come dice la lettera agli Ebrei, nei suoi giorni terreni, ecco, il Signore Gesù Cristo offrì preghiere e suppliche, conforti, grida e lacrime a Dio Padre, che poteva liberarlo da morte, ma per il suo pieno abbandono a lui fu esaudito. Il Padre poteva liberarlo da morte, ma Gesù fu esaudito non perché è stato liberato dalla morte, ma perché ha fatto fino in fondo la volontà del Padre, per la quale lui è venuto in terra. E allora fu esaudito nel senso che ha portato fino in fondo a compimento l'opera per la quale lui stesso è venuto. E così capiamo bene che la croce appunto è la vittoria di Cristo, la vittoria sulla morte, la vittoria sul peccato, la vittoria su tutto ciò che opprime in questa vita l'uomo, sul non senso stesso della vita, la vittoria su Satana, è Satana che seduce gli uomini e li porta su strade di perdizione. La croce di Cristo è la nostra gloria, è la nostra vittoria. E allora capiamo bene questo accostamento, dicevo, della liturgia tra Giuseppe e Gesù. E Gesù ci propone questa parabola della vigna. È la vigna nell'Antico Testamento, è Israele. Pensiamo solamente al cantico di Isaia, dove la vigna è l'amata del Signore. E il Signore dice: io l'ho coltivata sapientemente, le ho dato tutto quello che serviva perché producesse frutti, ho vigilato su di lei perché producesse dei frutti rigogliosi, e invece non produce frutto, e invece mi aspettavo giustizia e invece spargimento di sangue e grida di oppressi. E così la vigna è immagine, ecco, di Israele, del popolo santo, che però molte volte si allontana da Dio, dalla sua volontà. E nel Nuovo Testamento la vigna diventa immagine della Chiesa, il nuovo Israele,
diventa immagine del regno di Dio che è iniziato con Cristo e che prosegue attraverso la sua Chiesa, quella Chiesa che Cristo stesso ha fondato, quella Chiesa che Cristo stesso ha voluto, quella Chiesa che appunto ha come pietra angolare Gesù Cristo, e lui la pietra angolare di cui parla Gesù stesso nella parabola, la pietra che è stata scartata dagli uomini, cioè che è stata ritenuta inutile, è divenuta la pietra angolare, la pietra principale dell'edificio suo che è la Chiesa. Ma sappiamo anche che la prima pietra attaccata alla pietra che è Gesù Cristo è proprio Pietro, con questo gioco di parole, per dire che questa è la Chiesa che ha fondato Cristo. Certo, la Chiesa è fondata sulla pietra angolare che è Cristo, ma la prima pietra attaccata a Cristo è proprio il vicario che è Pietro e tutti i suoi successori. E allora capiamo bene che anche i nostri giorni la storia si ripete, è la vigna del Signore che è la sua Chiesa è stata venduta, è stata data in mano ai nemici, e il Signore si aspettava che la sua Chiesa portasse frutti ai nostri giorni, che capisse le profezie, che capisse il messaggio di Fatima, che parla di cose concrete, non di cose campate in aria. Ci ha mandato i profeti, pensiamo solamente a Monsignor Fulton Sheen, a Monsignor Lefebvre, pensiamo a Padre Pio, pensiamo a tutti i profeti che il Signore ci ha mandato per farci capire i segni dei tempi, perché la sua Chiesa potesse affrontare il tempo dell'Anticristo. Ma questa Chiesa è stata venduta, come Giuseppe è stato venduto e i suoi fratelli, come Cristo è stato venduto in mano dei suoi nemici da Giuda, così la Chiesa oggi è venduta in mano dei nemici. E nella profezia di Monsignor Fulton Sheen lo dice chiaramente: il nuovo Giuda sarà eletto tra i nostri vescovi. Ecco, a voi l'interpretazione, io non mi inoltro in questa interpretazione, ma è chiaro che tra i nostri vescovi è stato eletto colui che ha consegnato la Chiesa in mano ai nemici, cioè alla massoneria. E c'è un'immagine che è emblematica, pensiamo a Bergoglio che ha fatto sradicare la vigna di Papa Benedetto XVI a Castel Gandolfo con il Papa ancora vivente. Pensiamo all'insolenza veramente grande di quest'uomo. Bergoglio fa sradicare la vigna che Benedetto aveva messo con tanto amore a Castel Gandolfo per fare non so che cosa, un parcheggio, non so che cosa ha combinato, ma questa è un'immagine emblematica di quello che sta veramente succedendo, cioè la Chiesa di Cristo è stata sradicata, è stata data in mano ai massoni, è stata data in mano ai poteri forti, è stata data in mano ai nemici, coloro che la vogliono distruggere e non vogliono farle portare frutto, quei frutti che sono appunto le conversioni, quei frutti che sono la testimonianza, che sono la dottrina cattolica, che è l'integrità della tradizione, della parola di Dio, quello che abbiamo ricevuto sin dalle origini e che ci è stato tramandato dai padri della Chiesa, dai santi magisteri, dei papi, dei vescovi e così via. Questa immagine è emblematica, allora, per capire quello che sta veramente succedendo. Ma pensiamo, dicevo, all'insolenza di Bergoglio, che in tante occasioni si prende gioco anche di Papa Benedetto, portandogli i cardinali, quando gli porta i cardinali nuovi, come se Papa Benedetto dovesse approvare quello che appunto lui fa, non con il fine, con il fine di salvaguardare la vera Chiesa, ma con il fine di distruggere la Chiesa di Cristo. E anche altre situazioni potremmo citare, pensiamo anche a Bergoglio che fa passare l'idea di un Papa Benedetto che approva la sua collana teologica, quando poi si scopre che ci sono imbrogli anche in questo. In tante cose vediamo la finzione, vediamo che appunto si strumentalizza Papa Benedetto per garantire un'apparenza di vera Chiesa. E così anche in questa
pseudo consacrazione che avverrà il 25 marzo, diceva Don Alessandro stamattina nella catechesi che ho seguito, io non ho visto personalmente questa notizia, ma diceva che probabilmente anche verrà chiamato anche Papa Benedetto per essere presente a questa pseudo consacrazione della Russia e dell'Ucraina. Ma capiamo bene che è tutto un tentativo di strumentalizzare Papa Benedetto per averne l'approvazione e quindi avere un'apparenza di liceità, di benevolenza in tutto quello che fanno, e non hanno neanche rispetto dell'età di Papa Benedetto, che va sui 95 anni se non ricordo male, e che vorrebbe finire anche i suoi giorni terreni un po' in pace e un po' diciamo nella serenità. E allora, ecco, dicevo, non facciamoci ingannare da tutto quello che sta succedendo, ma ringraziamo il Signore. Io condivido quello che dice Don Alessandro, dice innanzitutto che Bergoglio è più che un antipapa, perché un antipapa comunque diciamo prende il potere in modo illecito, ma vuole essere il vicario di Cristo, vuole comunque in modo illecito essere un vicario di Cristo. Ma Bergoglio non vuole neanche esserlo. Bergoglio vuole essere, è chiaro ormai che vuole essere tutt'altro, che vuole solo strumentalizzare la Chiesa Cattolica per consegnarla ai poteri forti, per consegnarla ai massoni, per adeguare il cattolicesimo alla unica nuova religione mondiale e al nuovo ordine mondiale. Allora Bergoglio è più che un antipapa in questo senso, e dicevo che condivido, ecco, quello che dice Don Alessandro a riguardo, e anche che appunto non dobbiamo assolutamente agitarci, dobbiamo rimanere più che mai ancorati nella verità, nella testimonianza della verità, e il Signore certamente interverrà, perché come vediamo anche dalla scrittura, come vediamo dalla storia della Chiesa, è il Signore che scrive, e il Signore scrive anche dritto sulle righe storte degli uomini. Ma il Signore, ecco, ricordiamo che la Chiesa è sua, come dice anche il Papa Benedetto, la Chiesa non è nostra, la Chiesa è di Cristo, e quindi se è di Cristo abbiamo questa consapevolezza certa, questa consapevolezza che è il Signore, ecco, che conduce gli eventi, è il Signore che ha tutto in mano, è il Signore che difende, protegge la sua vera Chiesa e la porta lì dove la deve portare, e garantisce anche la sua presenza, per quanto siamo pochi in numero, ma se siamo con Cristo siamo la maggioranza. E allora dicevo, condivido anche quello che diceva stamattina Don Alessandro, ecco, siamo in pochi, siamo un piccolo resto, ma ecco, non dobbiamo temere, se siamo in pochi, ma se siamo nella verità, se siamo con Cristo, siamo più forti, siamo vincitori. E condivido anche quello che diceva, che è un miracolo a questo punto, arrivati a questo punto, è un miracolo veramente capire bene come stanno le cose. Ecco, io mi stupisco giorno per giorno di come io mi trovi qui, in questo momento, in quest'ora, è veramente un miracolo. In mezzo a tutta questa confusione, gente entusiasta, gente che ormai ha smarrito completamente il senso degli eventi, che ha smarrito completamente il senso delle profezie, e Gesù lo dice nel Vangelo: vi ho mandato i profeti e li avete uccisi, li avete bastonati, li avete percossi, ma è proprio così, oggigiorno, e mi stupisco, dicevo, sempre più di come siamo così pochi ad avere le idee chiare, a dire chiaro quello che sta succedendo, e mi stupisco di come appunto io mi possa trovare qui nel piccolo resto, e di come i sacerdoti non escano, non abbiano il coraggio, siano offuscati, e addirittura quelli che prima dicevano le cose in modo chiaro adesso sono entusiasti addirittura di Bergoglio, e sono entusiasti di questa consacrazione che non ci vuole, non ci vuole un dottorato per capire che non è la consacrazione che ha chiesto la Madonna, e quindi basta avere un po' di fede, basta conoscere
un po' gli eventi, i messaggi, basta avere un po' di sensus fide, di preghiera, e si capisce che quella è una finzione, quella non è la consacrazione che può portare benedizione, anche se magari darà l'impressione in un primo momento di portare la pace, di portare sicurezza, ma dice la scrittura: state attenti, quando diranno tutti pace e sicurezza, allora la rovina li colpirà all'improvviso, sarà l'inizio dei dolori. Ecco, non facciamoci ingannare da questi entusiasmi inutili, non facciamoci intimidire se ci chiamano profeti di sventura, ma già Giovanni XXIII, quando ha aperto il concilio, disse: questo non è più il tempo dei profeti di sventura, ma ben venga se ci dicono che siamo dei profeti di sventura, ma il profeta se ne va, il profeta viene ucciso, il profeta muore, il profeta dà la vita, ma la verità resta, la verità rende testimonianza al profeta. E allora preghiamo il Signore in questa santa celebrazione, chiediamo già da stasera nei primi vespri della solennità di San Giuseppe, nostro protettore, custode, patrono della Chiesa universale, terrore dei demoni, chiediamo al Signore per l'intercessione di San Giuseppe che possa custodire la sua vera Chiesa, possa custodire il vero Papa Benedetto XVI, possa darci la grazia di perseverare nella verità e di dare la vita, ecco, se il Signore ce lo chiederà, fino alla fine, la perseveranza e la costanza. E sappiamo che il premio appunto è dato non a chi inizia la corsa, ma il premio è dato a chi la porta a termine. E allora chiediamo al Signore di benedire la sua vera Chiesa unita a Papa Benedetto XVI, di benedire il piccolo resto, e che il piccolo resto possa essere ancora per il mondo quel segno di speranza che le genti attendono, quel segno di speranza che appunto porta al nome di Cristo, quel nome che ancora tante persone attendono, tanti popoli attendono, che il Signore possa benedire il nostro cammino di testimonianza della verità, che il Signore possa elargire su di noi grazie, benedizioni, carismi, tutto ciò che è necessario. Come abbiamo detto, il Signore dà tutti i doni alla sua vigna, se ne prende cura, la pianta, la poda e così via, perché porti frutto. Ecco, chiediamo al Signore allora che possiamo portare i frutti che Lui spera, quei frutti che però saranno dei frutti per tutta l'umanità, dei frutti di grazia per la conversione delle genti, perché tutti possano rientrare nell'unico vero ovile che è la Chiesa di Cristo, quella vera, quella guidata dal suo vicario in terra, che oggi è ancora Papa Benedetto XVI. Laudetur Iesus Christus. Sempre laudetur.